Lo studio Tama Associati si è aggiudicato recentemente il Curry Stone Design Prize, il riconoscimento internazionale che seleziona le soluzioni architettoniche più innovative e impattanti atte a migliorare la qualità della vita globale. Per la prima volta uno studio di architettura italiano è insignito di uno tra quelli che è sicuramente uno tra i maggiori riconoscimenti internazionali in questa categoria. Il collettivo ha saputo costruire strutture ospedaliere all'avanguardia, rispettando i criteri di sostenibilità ambientale, coinvolgendo la mano d'opera locale e impiegando i materiali tipici del luogo. Inaugura OIN in Francia il Metafond di Héro Arnault Architect. Il progetto, oltre ad ospitare una sala concerti, diventa un vero e proprio strumento di musica urbana grazie alla conformazione delle pareti esterne che diffondono il suono attraverso dei sensori posti all'interno della struttura. Sia la sala concerti che gli spazi annessi sono contenuti all'interno di una scatola di cemento armato di colore nero, a sua volta coperta da una struttura in acciaio composta da pannelli in vetro, legno e acciaio corte. Molto scenografico il tutto e il risultato. Andiamo in Malesia, dove l'edificio Point 92, realizzato dallo studio Zig Design, occupa una superficie di 3.800 metri quadrati e si sviluppa su 19 livelli, 7 dei quali sono destinati a parcheggio. A caratterizzare questo manufatto è il disegno geometrico in facciata, definito dai ritagli delle aperture le cui forme ricordano il noto gioco del Tetris. Una porzione inclinata di una delle due facciate si presenta ricoperta da aperture sporgenti di forma triangolare che sembrano venire fuori dal calcestruzzo. Il disegno di questo involucro lo ha reso noto come il Fendi Bag, che deriva dalla configurazione delle trame di facciata ispirate appunto all'eleganza dei motivi tipici degli accessori griffati appunto Fendi. E veniamo al mercato immobiliare italiano. Nel terzo trimestre di quest'anno, il 2013, sono proseguiti, ma si sono attenuati per fortuna, i segni di debolezza. Lo rivelano studi di un ultimo sondaggio di Banca d'Italia, Tecnoborsa e Agenzia delle Entrate. La quota di agenti immobiliari che hanno segnalato una diminuzione congiunturale dei prezzi di vendita è scesa al 68,2%, era al 76,8% a luglio scorso e si è quindi riportata sui livelli del primo trimestre del 2012.